Più di 30.000 persone hanno assistito al debutto in campionato dei bianconeri juventini contro il neopromosso Verona. La Juventus, dimostrando di possedere buone capacità di recupero fisico dopo l'incontro di Coppa di mercoledì, ha svolto un gioco di notevole livello per impostazione tattica e per impegno agonistico. Il suo predominio è stato superiore a quanto non dica il risultato di 2-1. Positiva la prova di Capello, rientrato dopo l'infortunio subito ai primi di giugno nell'amichevole della Nazionale a Mosca. Il Verona di Valcareggi, pur inferiore tecnicamente ai bianconeri, ha ben figurato con un gioco aperto e pratico. La Juventus passa in vantaggio al 32esimo. Gentile viene ostacolato da Maddei in area di rigore. L'arbitro decreta la massima punizione e Causio trasforma. È il primo gol del campionato. Poco dopo, su traversone di Furino, Bettega di testa colpisce l'incrocio dei pali. Al 37esimo, Zigoni si fa luce in area juventina, ma per il contrasto di Cucureddu finisce a terra, reclamano i veronesi, ma l'arbitro non è dell'avviso di concedere il rigore. Sul rovesciamento di fronte, Causio precede Furino e da 30 metri lascia partire un tiro teso, imprendibile per Ginucci. Juventus 2, Verona 0. Allo scadere del tempo, è Anastasia a mettere in difficoltà Ginulfi, che si salva deviando in corner. Nella ripresa, altre azioni offensive dei campioni d'Italia non vengono concretizzate per la bravura del portiere veronese. Al 20esimo Gori, per uno scontro con Catellani, si produce una distorsione al ginocchio destro. Lo sostituisce Tardelli. Ancora in evidenza la Juventus con un'azione corale. Il tiro di Anastasi viene respinto da Ginulfi, raccoglie Bettega e Ginulfi allontana di piede. Alla mezz'ora si fa vivo il Verona in attacco, avanza Sirena e Zoff è costretto a buttarsi in tuffo sui piedi del capitano gialloblu. A 2 minuti dal termine il Verona accorcia le distanze, fa tutto da solo Moro che con un tiro in diagonale batte Zoff. Juventus 2, Verona.